Ragazzi, allora oggi non è un nuovissimo video, oggi parliamo per la prima volta di un unico prodotto, uno solo. Oggi parliamo del correttore, parliamo proprio del correttore a 360 gradi e in particolar modo voglio mostrarvi, voglio dirvi, voglio condividere, ecco, sei segreti sul correttore che secondo me sono indispensabili, che una volta che li ho appunto conosciuti e assimilati anch'io, sono davvero rimasta a bocca aperta perché comunque alcune cose davvero io non le sapevo, le ignoravo completamente, lo stendevo magari a volte anche in maniera sbagliata, ma una volta corretto io il finish l'ho trovato cambiato da così a così. Quindi sono stati davvero proprio dei toccasana questi segreti e non vedevo l'ora di comunicarli anche a voi. Allora, partiamo subito perché sono solo 6 segreti, però sono abbastanza complessi, quindi partiamo subito. Allora, primo segreto, sicuramente trovare il correttore adatto non solo alle vostre esigenze, ma più che altro alla vostra pelle. E in questo caso abbiamo tre casi. Abbiamo il primo caso che è quello di pelle comunque molto molto giovane, di pelle quindi normale, comunque senza problemi o comunque senza qualsiasi tipo di, sì, di scrumia o magari imperfezioni, proprio una pelle normale classica. E in quel caso il correttore perfetto è sicuramente quello in stick, quello, cioè quello che assomiglia, diciamo, a un rossetto, che si applica appunto in maniera molto molto semplice perché non ha bisogno di pennelli, spugnette, di qualsiasi strumento, ma si applica quindi in maniera veramente veramente molto molto semplice. Inoltre non ha anche quella grandissima idratazione che magari hanno altri correttori, quindi è proprio adatta per le peli giovani che sono magari appunto ancora perfette, intatte, che sono appunto già abbastanza idratate di loro, quindi non hanno bisogno di quella grande quantità di crema prima di applicare il correttore. Poi, secondo caso invece, per le pelli più secche o anche per le pelli mature è assolutamente consigliato un correttore in crema. Anche in questo caso vi faccio vedere il mio, che è quello della Roche-Posay. Questo è il Tourerie Intente, il correttore, bla bla bla, ed è quello appunto fatto con il pennellino. In questo caso ovviamente anche se col pennellino, però la consistenza è liquida quando comunque la andate ad applicare, e in questo caso appunto è molto molto indicata per le pelli secche e mature. Perché? Perché va proprio a idratare maggiormente che un correttore più secco e appunto in crema. Quello appunto più proprio liquido, quasi cremoso, dà un'idratazione veramente veramente maggiore. Ed inoltre, questo è uno dei segreti che io non sapevo: il correttore in crema, addirittura proprio se lo applicate per il contorno occhi, va praticamente applicato in che modo? Cioè, va steso, cioè dall'interno verso l'esterno, quindi mai, davvero mai, dall'esterno all'interno, anche se fate per esempio una doppia passata, mai in questo modo, ma piuttosto una, vi staccate due, quindi mai fare avanti e indietro, perché in questo caso, questo non lo sapevo, il correttore, se steso appunto contro pelle, perde qualsiasi beneficio, perde proprio la sua funzione primaria, quindi mai stenderlo contro pelle, perché non va assolutamente bene. Inoltre, ovviamente, quella in crema va proprio anche a nutrire quelle che sono magari le pieghette, le rughette. Se poi vi scegliete un correttore veramente molto molto buono di una marca pazzesca che magari ha già anche un idratante dentro, ancora meglio. Invece, ultimo caso, per le pelli quindi più grasse o per le pelli diciamo miste, che magari hanno qualche imperfezione o magari che hanno molti rossori o che altro, prima ovviamente una base di crema è assolutamente obbligatoria. Poi si consiglia un correttore minerale, scusate. Il correttore minerale, per chi non lo sapesse, ha praticamente la stessa consistenza della cipria. Io faccio vedere quello di Neve Cosmetics. È praticamente, vedete, un barattolino molto molto semplice con questa polverina che davvero sembra cipria, sembra terra, sembra bronzer. Invece è un correttore che va praticamente andato a prelevare con un pennello, sì, con un pennello per forza. E anche in questo caso va applicato su imperfezioni, anche contorno occhi o dove ne avete bisogno. E praticamente cosa fa? Ha la stessa funzione della cipria, cioè cosa va ad opacizzare la pelle, quindi anche le pelli miste grasse, che sono tipiche quindi di lucide, soprattutto nella sono lucide soprattutto nella zona T, danno quel senso, quel velo di anche lucentezza e grasso per quell'eccesso di sebo che dopo un po' è molto fastidioso. E questo correttore appunto è perfetto perché poi va ad opacizzare, addirittura anche mantiene molto di più l'effetto opaco e matte, e quindi dà un aspetto anche più piacevole e gradevole anche solo alla vista.
Poi, secondo segreto per il correttore, sicuramente scegliere il colore adatto perché ce ne sono davvero tantissimi. Per esempio, non è solo una questione di lo prendo chiaro, lo prendo scuro, lo prendo di mezzo, ne mischio due. Non solo quello, ma anche proprio i vari colori che hanno fatto. Sembra quasi assurdo, ma hanno fatto, sapete, tantissimi colori per i correttori. A parte quindi, tralasciando quelli beige, marroncini, avorio, a seconda del vostro incarnato, hanno fatto anche per esempio quelli verdi di cui vi avevo parlato. Di quello di Kiko un po' di tempo fa, non mi ricordo in che video comunque, che va a contrastare proprio il rosso, perché sapete che il verde è il colore complementare del rosso e quindi va proprio a togliere quel colore orrendo rosso che vi fa l'effetto clown dal viso. Però ovviamente anche in quel caso dovete essere più accorte, nel senso che dopo va applicato un ulteriore correttore beige, altrimenti vi rimane un alone verde terrificante. Invece hanno fatto anche di colore nuovo il giallo, non nuovo, un altro colore che è il giallo o arancione, dipende anche dalla marca, che va praticamente applicato sul contorno occhio e comunque sulle borse, perché il giallo in questo caso è il colore complementare del viola, quindi il colore più scuro che abbiamo sotto gli occhi purtroppo, e quindi va proprio ad eliminare questo coloraccio troppo troppo scuro, soprattutto anche per chi ha un problema di occhiali magari molto molto forte. Poi, terzo segreto, sicuramente questo, anche questo non lo sapevo, cioè è stata più una riscoperta perché non me la ricordavo, cioè quello di applicare il correttore prima del fondotinta o comunque prima della base, se avete comunque delle imperfezioni magari molto forti, se avete appunto dei problemi di discromia o comunque di acne o di rossori. Per esempio io ho avuto, come vi avevo spiegato nel mio video esperienza, un rossore, comunque una forma acneica molto leggera ma sul mento che era visibilissima. In questo caso appunto il correttore messo prima è stato davvero una cosa pazzesca, perché non è la stessa cosa se metterlo prima o dopo. Metterlo prima della base è come se creasse una specie di lamina, cioè di strato ancora più, più protettivo, che appunto poi andando ad applicare la base proprio diventa invisibile, quindi proprio il vostro rossore diventa praticamente invisibile, come se lo andate a coprire due volte. Però messo prima il correttore davvero dà un effetto da così a così, giuro, applicato dopo non è la stessa cosa, dovete assolutamente provarlo, anche magari per i brufoletti, cioè sparsi, comunque non proprio per le forme gravi, provatelo perché davvero cambia da così a così, io ve lo posso assicurare, questo è andato di fatto, l'ho provato sulla mia pelle e davvero cambia completamente. Invece appunto per chi ha magari, non so, qualche imperfezione molto molto lieve o comunque non così grave, basta applicarlo anche comunque dopo la base. Stessa cosa anche per le occhiaie, perché se applicato prima appunto del fondotinta, anche in quel caso là il finish è decisamente migliore, giuro, al 100%. Poi, quarto segreto, scusate, applicare il correttore come contorno occhio, come dicevo prima. Allora, diciamo che secondo me, o meglio, diciamo, va bene applicarlo come contorno occhio anziché, scusate che mi è caduta una ciglia nell'occhio, va bene appunto, dicevo, applicarlo come contorno occhi o sì, come base anche per gli occhi, però mi raccomando, la crema idratante prima è d'obbligo, assolutamente è d'obbligo, perché se no appunto andate, come detto prima, va troppo a seccarli, anche se usate un correttore liquido. Quindi mi raccomando, la crema idratante prima, soprattutto se parliamo degli occhi che sono la zona più delicata del viso in assoluto, mi raccomando. Quinto segreto, poi usare assolutamente una cipria per fissare comunque il tutto, perché il correttore comunque non è infallibile, non è assolutamente eterno, ma comunque dopo un po' svanisce, anzi è la prima cosa che va comunque a scemare col passare comunque delle ore, quindi la cipria secondo me è fondamentale. In questo caso poi consiglio ancora una volta la cipria di Collister, che davvero questa è il colore rosa, questo è il numero 2 beige rosa effetto seta, ma è davvero una seta, perché giuro crea quello strato praticamente impalpabile, davvero è sottilissimo, non lo sentite neanche, ma agisce e appunto rende il correttore molto 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 più persistente sulla pelle, comunque dura davvero 8 ore, dura tantissimo tempo, quindi secondo me la cipria è fondamentale dopo aver esteso base, correttore e base. Poi, sesto e ultimo segreto, sicuramente mai, ragazze, mai troppo correttore, perché
Va bene andare a coprire le imperfezioni, va bene andare a coprire quelli che sono i rossori o comunque tutto quello che non vi piace della vostra pelle, ma mi raccomando mai troppo perché, come dice, hai detto, il troppo stroppia, ma in questo caso è davvero azzeccatissimo perché troppo correttore non va mai bene, vi rende la pelle magari alle volte troppo lucida o comunque va proprio anche a danneggiare la pelle perché troppo correttore può, secca, può non seccare, però fa male alla pelle troppo correttore. Va bene metterne un pochino, ma mai, davvero, mai esagerare perché poi si ha un effetto controproducente e quindi non è assolutamente positivo per la pelle, ovviamente. Quindi mi raccomando, non smetterò mai di dirlo, ma mai troppo correttore. Non pensate che più sia meglio, in questo caso il giusto, la via di mezzo è sempre perfetta, è azzeccatissima davvero. E niente, questi erano tutti i miei 6 segreti sul correttore. Spero che vi siano piaciuti e spero magari che alcuni non li conoscevate e quindi spero di averne fatti conoscere comunque dei nuovi, spero davvero tanto. Spero che vi siano piaciuti. Magari fatemi sapere nei commenti di cosa ne pensate, se appunto anche voi li conoscevate, se li avete scoperti oggi con me. Fatemi sapere, magari soprattutto vorrei sapere davvero cosa ne pensate del correttore giallo per le occhiaie, perché io non l'ho mai usato, ma vorrei sapere se funziona o comunque se invece è abbastanza inutile o si può farne o se ne può davvero fare a meno. Fatemi sapere appunto tutto nei commentini e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!